Bentrovati, terza giornata di trasmissioni in diretta di TV Radicale e io rubo un minuto. Come sapete, come avrete visto dal nostro palinsesto, ormai è diventato un appuntamento fisso per noi l'apertura delle trasmissioni la domenica con Una leggera euforia, la rubrica tenuta da Claudia Stersi e da Virginia Fiume. Io rubo solamente un minuto per dire che tvradicale.it ha deciso di diventare un'associazione radicale telematica. Stiamo già lavorando allo statuto, già esiste il nostro sito, vi ricordo che è www.tvradicale.it. Invito tutti coloro che ci stanno seguendo, i tantissimi che ci stanno seguendo naturalmente, come abbiamo detto i numeri in questa fase per noi non sono importanti perché è una fase, lo ricordo, di sperimentazione. Dal settembre si comincia a far sul serio perché avremo un palinsesto quotidiano, quindi ripeto, andate sul nostro sito www.tvradicale.it e introduciamo immediatamente Claudia Stersi e Virginia Fiume. Ciao ragazze, come state? Ciao Roberto, buongiorno. Tutto bene? Dai, sì, belle fresche a Roma. Cioè, si sta bene, si sta bene. Bellissima mattinata. E voi passate le giornate qui in collegamento diretto con TV Radicale? No, noi andiamo al mare subito dopo. Ok ragazze, io vi lascio la linea e mi riservo di intervenire non appena vi saranno domande dalla chat. Prego, a voi la linea. Grazie Roberto. Ok. Allora, buongiorno. Allora, da cosa iniziamo stamattina? No, vuoi cominciare? Ma io iniziai da ieri. Ok, ieri c'è stata la presentazione del rapporto annuale 2010 di Nessuno Tocchi Caino. È stata una cerimonia bella e interessante. La parte che specificamente interessa a noi è esattamente quella che riguarda le persone che vengono uccise, condannate alla pena capitale, uccise nel mondo per reati collegati alla droga. E ci sono ancora molti paesi che conservano questa simpatica abitudine e fra questi vi leggo un pezzetto proprio del rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino che si trova comunque tutto sul sito di Nessuno Tocchi Caino che è www.nessunotocchicaino.it. Allora, l'ideologia proibizionista in materia di droga imperante nel mondo ha continuato a dare un contributo consistente alla pratica della pena di morte anche nel 2009 e nei primi sei mesi del 2010. Nel nome della guerra alla droga e in base a leggi sempre più restrittive, sono state effettuate esecuzioni in Arabia Saudita, Cina, Iran e Thailandia. Condanne a morte sono state pronunciate, anche se non eseguite, in Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Kuwait, Malesia, Pakistan, Singapore, Vietnam e Yemen. Per esempio, possiamo fare l'esempio, qualche paese lo vorrei proprio specificare perché ci sono anche delle cose interessanti. Per esempio l'Arabia Saudita che ha ridefinito nel 2005 la legge sul traffico della droga e la legge precedente prevedeva la pena capitale obbligatoria per trafficanti di droga e fabbricanti. Ora i giudici possono decidere a loro discrezione di ridurre la condanna a una pena detentiva per un massimo di 15 anni 50 frustate o una multa minima di 100.000 riyal sauditi. È interessante questo delle frustate. Sì, cioè, in un certo senso viene applicata anche in Italia perché a volte finisci in carcere e prendi un sacco di bastonate invece che di frustate. Però è interessante comunque come ancora nel mondo permangano questo tipo di pene e per questo tipo di reati. E poi, tra l'altro, sono reati, a me quello che mi incuriosisce sempre del proibizionismo, poi di fatto, è il fatto che sono reati senza una vittima. Esatto. Cioè, quello esatto, è l'aspetto più. Esatto, e questo lo notavo proprio ieri in occasione di tutta la vicenda Fini che è stata discussa e dibattuta ampiamente. E io faccio molta fatica a vedere Fini come un rappresentante del mondo liberale, proprio perché ci sono le due leggi che portano la sua firma, che sono la Fini Giovanardi e la Bossi Fini, sono proprio il paradigma. Il modello di leggi nei quali non c'è vittima, certo. Perché anche il clandestino di per sé, il fatto di dire che un clandestino di per sé è un reato, certo. Essere clandestini, e in fondo la vittima non è nessuno per se stesso, alla fine. E quindi faccio molta fatica a vedere Fini come il volto nuovo della destra o come il nuovo liberale che avanza. Tra l'altro sarebbe interessante capire in questi paesi qui quanto poi è il consumo di sostanze. Cioè, e la produzione anche penso tanta. Beh, qui forse sì, soprattutto. Sì, specialmente in Cina, per esempio, Cina che comunque fa parte di tutto quel mondo dove viene prodotta l'eroina da decenni e molto probabilmente ha avuto anche dei piani di incentivazione nella produzione di oppio negli anni 50, negli anni 70, ci sono state proprio delle strategie che in qualche maniera hanno incentivato perché c'era da coprire tutta la piazza europea e americana.
Non si sporcava le mani, certo. In Cina la pena di morte è prevista per chiunque sia stato condannato per traffico di anfetamine o spaccio di un quantitativo superiore o pari a 50 grammi di eroina o a 1000 grammi di oppio. E qui vediamo già le leggi sull'oppio, cosa che per noi quasi non esiste. Sì, l'oppio è in tabella, però è rarissimo che venga trovato qualcuno con dell'oppio, una cosa molto rara, a volte ci va nelle feste estive, ma insomma è una rarità. Sì, che magari quando c'è corrono tutti a comprarlo, senza neanche sapere magari che comprano, perché magari non è nemmeno oppio, certo, ma è olio dal canyon. Certo. E invece in Cina è ben presente il discorso dell'oppio, perché la Cina rispetto all'oppio ha una storia veramente secolare. Abbiamo queste immagini letterarie, cinematografiche, certo, delle fumerie d'oppio in Cina, che è un po' un'immagine che, certo, che si ha, resta un po' nella, certo, se non erano quei grandi posti, forse, o forse ce li hanno raccontati così. Sì, è dipeso molto via via dalle varie guerre dell'oppio, a seconda delle guerre dell'oppio che venivano scatenate. E le leggi cambiavano naturalmente, c'erano dei periodi di proibizionismo anche in Cina, c'erano dei periodi invece di incentivazione, e lì si vede molto bene come nei momenti di proibizionismo la produzione aumenta, certo, e invece nei momenti in cui è consentito ci sono dei periodi storici in cui per esempio l'oppio veniva dato quasi unicamente agli anziani che avevano dei dolori, e allora ogni mattina si facevano loro una mattina d'oppio per riuscire ad andare avanti a superare la giornata, però non c'era il fenomeno di piaga sociale. Infatti l'oppio di fatto è alla base di molti fatti, cioè la tutta questione, certo, legata anche alla legalizzazione, certo, delle coltivazioni di oppio, quella, cioè, ricordiamo, certo, anche quando la Bayer scoprì la morfina fu unicamente allora in previsione di poter fare finalmente l'operazione in anestesia totale, perché fino allora le operazioni si erano eseguite quelle chirurgiche senza nessun tipo di anestesia, che insomma voglio dire, la libertà dal dolore, riuscire a sfuggire dal dolore, penso che sia un diritto quando dell'uomo. Quando cognac mi dai, se mi cioè, stai tagliando la gamba, per esempio. Insomma. Per cui l'inizio fu proprio come anestetico, come uscita dal dolore fisico. Certo. La legge iraniana prevede la pena di morte per il possesso di più di 30 grammi di eroina e di 5 kg di oppio, anche qui, anche in Iran. Nel nome della guerra alla droga, secondo Iran Human Rights, sono state effettuate almeno 140 esecuzioni nel 2009. 140 solo per... Solo in Iran e soltanto per droga, esatto. E conto di almeno 87 nel 2008, ma secondo un monitoraggio effettuato dal Ministero degli Esteri olandese, le impiccagioni sarebbero state addirittura 162, quasi il doppio rispetto alle 96 del 2008. Purtroppo sono dati, come sempre, non esaustivi, perché alcuni dei problemi, appunto, che nessuno Tocicaina ha sollevato ieri durante la presentazione del rapporto, è proprio quello di riuscire ad avere delle notizie, un monitoraggio, delle notizie chiare, delle cifre precise proprio sul numero di esecuzioni, perché da molti paesi, in primo luogo la Cina e l'Iran, non ci arrivano assolutamente notizie, bisogna un po' raccattarle dalle notizie di giornali, qua sono piccati lì, e là, e poi fare una somma. Sì, perché quantomeno, per esempio, gli Stati Uniti hanno comunque la pena di morte, però quantomeno è trasparente il fatto che venga... Certo, come l'America, almeno sappiamo esattamente quanti, questo, in base a che cosa, no, certamente. Le stesse autorità, e qui si parla dell'Iran sempre, ammettono che molte esecuzioni in Iran sono relative a reati di droga. Osservatori sui diritti umani ritengono che molti di questi giustiziati per questo tipo di reato possano essere in realtà oppositori politici. Ah, cioè ti attaccano su quello? Ti attaccano, esattamente, anche perché spesso gli oppositori politici, poi per finanziare i loro gruppi, e questo accade non soltanto in Iran, ma in tutto il Sud America, per finanziare i loro gruppi si coinvolgono pesantemente in traffici di droga, in traffici di armi, per cui magari è più facile attaccarli su questo fronte, certo, perché comunque gli esorbi la droga nei loro hobby. Non in casa, e hai una legge che ha già, esatto. Io nel frattempo mi scuso, ma non abbiamo messo nessun simbolo dietro, perché lo studio, siamo qui nello studio del segretario di Radicali Italiani, di Mario Tabellini, che è stato appena rimbiancato, e allora, non volendo sporcare il muro e attaccare chiodi, non abbiamo messo niente, però abbiamo una rosa nel pugno che facciamo vedere, che è bellissima, tra l'altro, quasi quanto voi. però è proprio al simbolo delle nostre passioni. Senti, io vedo qua giù in fondo una domanda di Domenico Letizia, certo, che dice: ciao Domenico, che si sa dei rapporti tra la classe dirigente dell'Afghanistan e la produzione di droghe? Si sa molto, purtroppo si sa molto, senza, la maggior parte delle volte senza prove, si intuisce molto. E comunque si sa benissimo che i talebani si finanziano attraverso il traffico di, se non di eroina, di base per l'eroina,
si finanziano attraverso questo, usano praticamente i fondi, i soldi che l'Europa dà in teoria per guerra alla droga, cioè per riuscire a eradicare le culture di oppio nella zona, vengono invece usati proprio per produrla. E sicuramente questo è uno dei grandissimi problemi. Ora c'è una guerra apparente tra America e Russia su come gestire la lotta alla droga in Afghanistan. Io la chiamo apparente perché non c'è cosa affatto, però apparentemente stanno discutendo e in qualche maniera si propone un po' una guerra fredda in qualche modo, proprio per la gestione dell'immenso traffico, immenso, miliardario, stramiliardario traffico di eroina che poi si ripercuote su tutte le nostre città europee americane attraverso i nostri figli, attraverso i nostri giovani, attraverso tutto quello che vediamo. Tra l'altro su questo, visto che parliamo anche di rapporti internazionali tra stati, Certo. così, proprio ieri leggevo il Corriere della Sera e ho trovato una lettera a Sergio Romano. Sergio Romano risponde sempre alle lettere sul Corriere ed è un ex ambasciatore, quindi insomma anche di rapporti di diplomazia se ne intende. E la domanda era interessante perché gli veniva chiesto, dato il sovraffollamento delle carceri Certo. per i tossicodipendenti, reati legati alle Sì, tossicodipendenze allora ricordo soprattutto. un secondo, il Sì. Per 39% degli arrestati è arrestato per violazione diretta della legge sulla droga. violazione diretta, più Più l'indotto, tra l'indotto, virgolette, certo, più cioè sì, l'indotto. magari per procurarsi, cioè, tossicodipendenza, cioè, mi immagino che per Certo, procurarsi le i sostanze, furti, la microcriminalità, commettere reati certo, le viste, i furti, legati. eccetera. E quindi questa, una ragazza che fa volontariato in carcere, scriveva se ha ancora senso parlare di lotta alla droga. E ho trovato molto interessante la risposta di Sergio Romano e io consiglio a tutti di, magari la ricopio e la metto online su Facebook, così, perché secondo me a volte per due aspetti è interessante. Uno che poi vi dirò, il primo è perché Sergio Romano è una figura autorevole, no? E secondo me, soprattutto per noi ragazzi che magari ci dobbiamo confrontare con i nostri genitori spiegando le posizioni antiproibizioniste e spesso ti viene rinfacciato, eh sì, ma tu solo perché ti fai le canne, invece a Un volte avere aggancio autorevole fa comodo, certo, è aiuta anche a utile. far capire che non è solo una questione di esercizio della mia libertà, che già di per sé non ci sarebbe nulla di male, ma anche che è un discorso più complesso. E uno come Sergio Romano può essere utile da sfoggiare con i genitori, secondo me. Così la butto lì ai giovani Sempre che i web, genitori lo conoscano. sempre che i genitori lo conoscano. Comunque la sua risposta, abbastanza lunga, su due punti era molto interessante. Innanzitutto spiega un po' il percorso delle leggi proibizioniste, eccetera. E poi dice in due punti. Uno dice la liberalizzazione di alcune droghe, vabbè, qui usa la parola liberalizzazione, noi radicali ci teniamo a Va bene, sottolineare la la depenalizzazione si può dire in tante legalizzazione. mode. Comunque dice, potrebbe essere in ultima analisi la più realistica delle soluzioni possibili, ma funzionerebbe probabilmente soltanto se estesa a una larga area geografica. Assisteremmo altrimenti a ciò che accadeva negli Stati Uniti, quando il proibizionismo a macchia di leopardo creava correnti di traffico clandestino e di turismo alcolico tra gli stati bagnati e gli stati asciutti. Persino in epoca sovietica, Leningrado era animata durante i fine settimana da turisti scandinavi che non avevano altro scopo che quello di ubriacarsi. Quindi lui dice: se legalizziamo, prendiamo proprio un'area significativa, perché altrimenti crei le sacche di clandestinità e le sacche di Sì, legalità, come ed è adesso a Amsterdam, come che adesso è stanno tornando Amsterdam. indietro perché sono invasi tutti fine settimana da tutto il turismo europeo legato alla Quindi è cannabis. proprio per questo che forse, se non sbaglio, è proprio l'ONU, l'organo che fa la lotta alla droga, che ha determinato la strategia E della lotta alla droga e quindi che dovrebbe eventualmente dire, certo. signori, proviamo a cambiare, abbiamo Sì, anche la fallito. comunità europea potrebbe far sentire la sua voce, Certo, potrebbe. potrebbe se ci fosse. E poi un altro aspetto, questo è un aspetto interessante secondo me della risposta che dava, è già anche una presa di posizione molto netta per uno che ha fatto il diplomatico, eccetera, dire che potrebbe essere la più realistica delle soluzioni. Possiamo chiedere a Sergio Romano di iscriversi all'Associazione Radicale Antiproibizionista, Possiamo forse. provare. E poi la conclusione è anche interessante perché dice che secondo lui la durezza dei governi è legata a quello che loro credono sia l'aspettativa del loro elettorato, una repressione dura dell'uso di sostanze, però lui dice che secondo lui i governi sanno che è tempo di cambiare. Ma siano al tempo stesso convinti che la politica del rigore interpreti ancora i sentimenti della maggioranza della pubblica opinione. Cominceranno a studiare politiche diverse, in altre parole, soltanto quando avranno l'impressione di poterlo fare senza incorrere nella rabbia dei loro elettori. Da cosa ne pensi di questa analisi? Cioè che i governi sono proibizionisti perché pensano che la maggioranza dell'opinione pubblica Non lo voglia. so, è come quando si dice che i governi sono
non so, prendono delle posizioni, anche in questo caso proibizioniste, rispetto ai cosiddetti temi eticamente sensibili della sigla del giorno dopo, la 486, cioè dice lo fanno perché per conquistare, per mantenere il consenso dell'elettorato cattolico. Io penso che lo facciano per mantenere il consenso delle gerarchie cattoliche, che è tutto un fatto di correnti di potere interne, perché la popolazione, mi sembra, cattolica sia molto poco dal punto di vista formale. Certo. E infatti molti dei sondaggi fatti, come spesso dice Marco Pannella, ci danno perfettamente in sintonia con la maggior parte della popolazione. Certo. Chiamiamo Riccardo Macchioni, che ci Chiamiamolo. sta aspettando. Intanto ci Allora, saluta Oana89, vecchia presenza della Web TV, e la certo, ciao salutiamo. Ana. Ciao E Oana. poi volevo salutare, mi ha detto che ci guardava, o comunque prima o poi ci guarderà, Davide Miraglia a Berlino. Ciao Davide, che è un nostro iscritto, ma è anche veramente una colonna portante. Ha creato il gruppo su Facebook dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti e lo tiene sempre attivo ed aggiornato, e lo saluto molto volentieri e spero anche di sentirlo presto in collegamento. E Intanto in mentre chat, la chat sta cominciando a popolarsi. Claudia Virginia, Antonio Borrelli suggerisce di trovare anche dei video da trasmettere durante la trasmissione. Magari ci possiamo pensare la prossima volta di fare una ricerca su YouTube su video che non sono coperti da copyright, naturalmente, perché live stream è una politica molto restrittiva, di tolleranza zero sul piano dei copyright, quindi non possiamo trasmettere video appunto coperti da diritti d'autore. Allora, Tanto Virginia continua a cercare di chiamare Riccardo. Io vi do la mail dell'associazione antiproibizionistiradicali@gmail.com e anche il blog di riferimento, che è www.antiproibizionistiradicali.blogspot.com, dove trovate tutte le attività dell'associazione. Tra l'altro, sto facendo un lavoro di messa in ordine, diciamo, di tutto quello che è stato fatto nel corso degli anni. L'associazione esiste. Ed è veramente tanto, io non me ne rendevo conto, perché poi di avere cose si fanno e se non si mettono in fila in ordine non ci se ne rende conto. Abbiamo fatto tantissime iniziative ed è un'associazione bella attiva e ne sono particolarmente contenta e orgogliosa. senz'altro, prego. No, dai. Ok, sono il luogo comune, è il luogo comune. Riccardo non risponde, Va bene, aspettiamo e andiamo riproviamo avanti. tra un pochino. Riccardo, intanto in chat vi chiede come mai non riuscite a chiamarmi. Ah, eccolo, Riccardo, ti stiamo chiamando, riprovo. Aspetta. Riprova subito. Nel frattempo, dunque, ieri è successo anche, non ieri, ma durante la settimana c'è stato il varo delle nuove leggi di codice di sicurezza stradale, e all'interno di questo codice di sicurezza stradale sono state introdotte le norme di controllo sugli usi e sui consumi degli italiani, cosa che a me pare veramente paradossale già di suo, il fatto che Ecco, si ti aspettavo pretenda anche poi noi. Si pretende in Sì. qualche maniera, attraverso una legge che dovrebbe regolare la sicurezza stradale, si Cavo pretende quasi. invece di introdurre delle norme che niente hanno a che vedere con la sicurezza stradale. Perché, per esempio, una delle cose sbandierate come risolutive, che il nostro premier Berlusconi ha citato anche ieri come belle cose che ha fatto il suo governo nell'ultima settimana, c'è il divieto di vendere alcolici dalle 3 alle 6 del mattino. E io, in che modo possa essere risolutivo 3 ore di non Ok, vendita di sentiamo, va alcolici bene. rispetto alla sicurezza stradale, mi dispiace, ma non riesco assolutamente a vederlo. Mi sembra una misura intanto inutile, sicuramente rispetto alla soluzione di quelle che sono le stragi del sabato sera, che è veramente un problema grande che ci riguarda tutti. Ma oltre che inutile, potrebbe essere anche in qualche maniera controproducente. Tra l'altro, si introduce l'obbligo dell'etilometro in ogni ristorante, in ogni locale, con grande gaudio dei produttori di etilometro. Perché ti immagini te, se in ogni ristorante, in ogni locale, Ecco, per obbligo di Vincenzo, legge devono aspetta. avere un etilometro, e c'è Allora, un aspetta che giro di finisco soldi con ciò anche poi qui riesco a dietro enorme. finire Abbiamo trovato la Riccardo. diretta, va bene? Abbiamo trovato Riccardo. Perfetto. Eccoci qua, ciao Riccardo. Buongiorno, dici una frase così sentiamo come va l'audio. Un buongiorno un pochino più articolato. Beh, sole a Sassuolo ci sono 18 gradi. Va bene Sente l'audio. benissimo, ragazze, non vi preoccupate. Ciao Riccardo. Allora, Riccardo Macchioni, che intanto lo presentiamo Ah, per chi non certo, lo hai ragione, conosce, scusami. è segretario della neonata Associazione Radicali Modena, e che tra l'altro nella sua giornata di nascita,
aveva organizzato proprio un evento anche legato all'antiproibizionismo, cui avevano partecipato Mario Staderini, il segretario di Radicali Italiani, e Claudia e Marco Beltrandi, il deputato radicale autosospeso dal PD, e Claudia Sterzi in quanto segretaria dell'Associazione Radicale Antiproibizionista. Bellissimo pomeriggio. Quindi un'associazione che è nata all'insegna proprio dell'antiproibizionismo. Allora, Riccardo, cosa ci puoi raccontare su questo fronte? Anche che abbiamo parlato anche magari. Esatto, anche raccontarci come era nata l'idea di iniziare così le attività dell'associazione e perché proprio l'antiproibizionismo. Allora, l'antiproibizionismo è una tematica a cui sono sensibile da molti anni. E il discorso di creare un'associazione radicale basandosi su questo tema, l'idea di fare un'associazione radicale c'era già stata con Bernardetta, e c'era la voglia di fare una conferenza su qualcosa, io dal canto mio ho deciso di impegnarmi per questo tema. Tra l'altro, Claudia lo sa, ma anche tu lo sai, Virginia, sono venuto a Roma il mese prima di organizzarla senza essere iscritto, senza essere nulla, e ho chiesto di Mario Staderini, ho chiesto di Claudia, e nel giro di neanche un mese sono venuti a Sassuolo a fare la conferenza, mi è stato messo tutto a disposizione e non ero nessuno all'interno dei radicali. Questa qua è una cosa anche noi non siamo nessuno. Anche noi non siamo nessuno, Riccardo. No, dai, però siamo tanto. Veramente è stata una cosa, come mi è stato messo tutto a disposizione, è stata una cosa che mi ha colpito particolarmente dai radicali. Veramente lo dico anche agli altri, chi non fosse radicale, è un aspetto di questo partito che non si riscontra in altri movimenti. È vero, una bella constatazione. Beh, dobbiamo dire, se permettete vi interrompo, non so se mi sente anche Riccardo. Mi sente Riccardo? Lo senti, Roberto? No, vabbè, comunque volevo dire che anche TV radicale è una cosa che si può fare solo nel partito radicale, insomma, in questi termini almeno, perché nemmeno Mario Staderini sapeva cosa fosse, se non che adesso forse riusciremo ad avere Mario Staderini, lo preannuncio, l'8 agosto in diretta, è una cosa però da confermare perché chiaramente ha numerosi impegni, specie, diciamo, visto l'importante carica che occupa, però vedremo, non voglio anticiparlo per non poi, diciamo, annunciare una cosa che non si potrà fare. Dicevo, solo in un partito come quello radicale è possibile che dei militanti si organizzino e dal basso facciano partire un'iniziativa come TV radicale. Senti Roberto, purtroppo Riccardo non ti sente. Vabbè, allora scusatemi allora. Purtroppo non riesce a sentirti, magari dopo ci ripeti queste informazioni e andiamo avanti nel dialogo con Riccardo. Sì. Ti dicevo che comunque questo è successo anche perché abbiamo visto comunque in te delle capacità e dell'entusiasmo che veramente era contagioso e ne siamo stati felicissimi. Noi abbiamo parlato stamani delle nuove leggi del codice della strada introdotto di recente, 3-4 giorni fa, votato in maniera definitiva, che dicono che come intervento risolutivo per le stragi del sabato sera danno il divieto di vendere alcolici dalle 3 alle 6 di mattina, e io dicevo quanto mi sembri poco risolutivo e inutile, se non addirittura controproducente, comunque assolutamente inutile rispetto poi alla sicurezza stradale. Tra l'altro, poi l'osservanza di questo divieto mi piacerebbe vederla. Esatto. Faranno dei controlli sporadici qua e là nelle discoteche, poi dopo, una volta uscito il controllo, via, ci riparto come prima. Certo, faranno delle multe, ma a un certo punto il gestore vedrà la convenienza economica fra la multa e la vendita e trarrà le sue conclusioni. Tra l'altro, queste norme comunque sono già state anticipate in molte città italiane. Io posso vantarmi di essere milanese, che è la città una delle più proibizioniste d'Italia, probabilmente, Letizia Moratti, probabilmente anche per i suoi agganci di vario livello, tra San Patrignano e quant'altro, è sempre all'avanguardia nelle proposte. Quindi l'ordinanza sulla vendita degli alcolici è già in atto da un bel po' di tempo, come i suoi assessori hanno proposto di fare i drug test ai ragazzi a scuola. Insomma, c'è tutto un gruppo di amministratori locali che è sempre più avanti delle norme poi nazionali. Ma senti, com'è la situazione a Sassuolo su questo, Riccardo? Sassuolo, Modena, in Emilia Romagna, cosa? Guarda, la giunta di centro-sinistra che governava fino a giugno dell'anno scorso ha introdotto, cioè il sindaco ha promulgato un'ordinanza
dove a Sassuolo sul suolo pubblico non si può né bere alcolici né mangiare, quindi tecnicamente non è possibile neanche il brindisi di Capodanno in piazza. Perfetto, carino, vanno d'accordo con la Morazzi allora i sassolesi. Quindi, mi pare di aver capito che il nuovo sindaco, non so se il nuovo sindaco di centrodestra abbia abrogato, cioè abbia annullato questa ordinanza, non penso, però la situazione è solo così, che poi non venga fatto rispettare è un altro discorso, anche perché come fai a far rispettare un divieto di bere assoluto? O hai forze di polizia municipale da mettere in ogni angolo da dedicare solo a questo? Certo. O è impossibile, è ingestibile un divieto del genere, almeno come la vedo io. E poi non serve, anche perché il fatto che ha fatto nascere questo divieto a Sassuolo era il fatto del bivaccare, era un'ordinanza del anti-bivacco, chiamiamola così, e col pretesto del non bivaccare è stato esteso il concetto anche al mangiare, al bere, a tutti i comportamenti che si possono fare, che si possono tenere in un luogo pubblico che ricordano. Sì. Vagamente il intrattenersi un attimo fermi. Che infatti questo è uno degli aspetti più interessanti della ricaduta di varie norme di vario tipo sulle aggregazioni sociali. Adesso faccio l'esempio di Milano perché è la realtà a me più vicina, però il fatto che si tenda a impedire alle persone di stare insieme all'aperto in luoghi devono pubblici, devono andare al bar, o al bar, o meglio ancora in discoteca, meglio ancora invece che bere, farsi le canne, usare la cocaina, che è un po' più facile. Oh, un e po' qui più... infatti io volevo proprio introdurre il discorso della cocaina, perché io ragionavo e poi ne parlavo anche con Riccardo ieri, comunque c'è tutto questo adesso, questa attenzione alle cosiddette smart drugs, che poi se uno guarda bene ci si rende conto che in realtà riguardano una percentuale abbastanza marginale dei consumatori, e mi sembra che vengano quasi spinte tutta questa attenzione da parte del governo, comunicati stampa, è quasi una pubblicità che viene fatta, mentre il problema emergente in Italia da qualche anno è veramente, rispetto alle droghe, uno dei problemi più grossi è l'aumento esponenziale del consumo di cocaina, vero Riccardo? Sì, no, io parlo sempre per come la vedo nel mio paese. È certo. Anche per certe droghe è un porto di mare, non dico che sia solo, comunque dal canto suo come zona industriale importante nel nord Italia, c'è un giro di soldi, c'è un giro di soldi anche per quello. E l'uso è più facile trovare la cocaina che la droga leggera. Certo, e sì, se esatto. Se tu trovi lo spacciatore che ti si avvicina, i posti, chi è del posto mio lo sa dove sta, no? La prima cosa che chiede è coca. Certo. Poi dopo tu puoi chiedergli il fumo, puoi chiedergli l'erba, puoi chiedergli altri tipi di droghe più leggere, ed è più difficile trovarle. Devono cercare, oppure ti dicono di tornare, invece la cocaina è pronta sul momento. Certo. La danno subito. Tra guadagno e rischi che uno corre, un po' il discorso facevamo anche settimana scorsa, alla fine occupa meno spazio, sicuramente. Occupa meno spazio, conviene di più, cioè conviene più a chi la vende, perché ovviamente ci guadagni di più con un grammo di cocaina che non con un grammo di fumo, certo, per esempio. Certo. E il rischio, a parità di rischio sostanzialmente per l'infrazione della legge. Esatto. Tra l'altro la cocaina è tagliabile a tutti i livelli, cioè anche il piccolissimo spacciatore può comprare un grammo e farlo diventare due. Non si sa con quali accidenti di taglio può farlo, però lo fa, mentre per il fumo e per l'erba il taglio può avvenire alla base, cioè della produzione, sì, ma non certamente per il fumo, dico, per l'erba è già più difficile, anche se ci sono casi di aggiunta di polvere di vetro per farla sembrare più resinosa, però sono casi che sono rimasti per fortuna abbastanza sporadici. Il fumo viene tagliato con altre sostanze all'origine dai produttori, però quando l'ha in mano lo spacciatore non è che può tagliarlo, perché è estremamente difficile rilavorare la pasta, ridurre la pasta e riaggiungere delle sostanze, mentre la cocaina può essere aggiunta in qualunque momento, come l'eroina del resto, anche agli ultimi livelli di spaccio, quando va bene mannite, che viene comprata in farmacia e che è una sostanza che è solamente lassativa, quindi male male ti dà un forte mal di pancia, ecco, esatto, esatto. Quando va bene, quando va male con l'intonaco e l'assiato dei muri. Della cocaina, sostanza di uso domestico, ce n'è infinità, lì bisogna stare attenti solamente che lo spacciatore ci metta quella che faccia il meno male possibile. Certo, infatti aumentano i rischi in un modo... Sì, tra l'altro non è che tu hai tempo di controllare quando compri cocaina in piazza, non è che hai tempo di aprirla, di guardarla sotto la luce
se anche hai un minimo di esperienza, di controllare quanto possa essere tagliato e con cosa, perché la compri di fretta e furia, di nascosto ti passi un pacchettino sotto banco e quindi non hai assolutamente il tempo di renderti conto di cosa stai comprando. Assolutamente. E senti Riccardo, che iniziative avete in mente dalle vostre parti su questo discorso antiproibizionismo? Secondo te cosa si potrebbe iniziare a fare a Sassuolo? Cos'è la priorità sul fronte antiproibizionista? Dell'informazione, cioè la nostra idea era quella di creare un opuscolo o un filmato anche magari che, prendendo atto della decisione ormai presa dal consumatore di drogarsi, di usare una droga pesante, perché per noi le droghe leggere non sono droghe, parliamo di derivati della canapa, quindi quando un consumatore ha già deciso di utilizzare una droga pesante che non lo vuole più impedire, nel senso che tu stato hai già fatto la tua opera di prevenzione dicendo che fa male, nel momento in cui questo assume la sostanza, almeno spiegargli quali sono degli accorgimenti da adottare una volta che è stata assunta. Ad esempio, si parlava dell'assunzione di eroina endovenosa. Una volta che assumi eroina per via endovena, magari mettiti all'ombra, magari rilassati, non fare sforzi. Una serie di accorgimenti pratici per l'utilizzatore di droghe pesanti che servono a salvarvi la vita, perché le droghe pesanti poi mettono in condizione. Tra l'altro, su questo, se posso darvi un consiglio, secondo me è una cosa molto utile da fare, prendere contatti con le varie associazioni laiche, nel senso più ampio del termine, mi viene in mente la Lila, per esempio, che a Milano e in altre città d'Italia hanno queste unità di strada che sono dei camper, sostanzialmente, che vanno nelle zone più a rischio a fare proprio questo lavoro di informazione. Quindi secondo me, se provaste a entrare in contatto con queste realtà che sicuramente ci sono, può essere anche utile per creare sinergie e collaborazione. Quindi tenete conto, magari ci hai già pensato, però lo dico anche a chi avesse questa idea, perché poi l'informazione, come dicevamo settimana scorsa, è uno degli aspetti su cui il proibizionismo fa più leva, con la disinformazione, la cattiva informazione o il creare solo il demone della droga, mentre invece forse con un uso consapevole sia di quelle leggere che di quelle pesanti, ma anche dell'alcol, ma anche del caffè, anche delle sostanze legali, anche delle sigarette. Quindi questo è sicuramente fondamentale, in effetti è un buon punto di partenza su cui iniziare a lavorare, anche per creare poi delle reti che, nel momento in cui invece si vuole fare un'iniziativa più di tipo propositivo politico, dall'iniziativa popolare all'interrogazione a qualche altra manifestazione, è utile poi avere dei contatti, credo. No, Riccardo, cosa ne pensi? No, può essere un'idea quella di mettersi in contatto e scambiare delle idee, comunque fare informazione su questa cosa è utile, anche perché limitarci a dire fa male, come fa lo Stato con le sue propagande, con le sue attività di prevenzione, senza entrare nello specifico non serve. Se io invece a un potenziale consumatore di cocaina gli dico: guarda, sei libero, perché la droga è libera, sei libero di farlo, ma le conseguenze sono queste, magari subentra il senso di responsabilità del potenziale consumatore, che nell'altro caso, nel limitarsi a dire solamente fa male, non subentra. E magari aiuti nel senso della responsabilità da parte del consumatore a prevenire ancora più fortemente l'uso di droga. Sì, infatti io penso che questo discorso della responsabilità e della consapevolezza sia fondamentale. Invece tutte le nuove norme vanno proprio al contrario, cioè l'etilometro che ti deve dire se tu sei in grado o no di guidare viene completamente disincentivata quella che è la consapevolezza personale, di sapere, di portare le persone a sapere se sono in grado o no da sole, se sono in grado o no di mettersi in macchina. E questo fatto che invece deve essere uno strumento che ti dice se tu sei in grado o no di metterti in macchina, mi sembra che vada proprio nella direzione opposta. No, anch'io la penso così. Tra l'altro a Modena, 3 settimane fa, è venuto Giovanardi, va bene, di Modena. Oh mamma. Eh sì, lui lo vede spesso, lui Giovanardi, pensa che lì sarebbe da fargli una sorta di stalking.
cioè tipo nel senso buono del termine, cioè andare dove c'è Giovanardi e svolantinare un po' di informazione o con qualche cartello, con qualche cosa, tanto per ricordargli. Scusa Riccardo, vai pure su Giovanardi, è una mia. Quando sento Giovanardi mi agito. So che è ben voluto. Era a Modena l'incrocio della Mendola con la Giardini, in una postazione organizzata da tutte le forze di polizia, polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, attrezzati con un camper, con dei medici che facevano controlli approfonditi. Era un centro attivo sabato sera, sabato notte, dove una volante che girava, uno o più volanti che erano nei punti, diciamo così, di svago del sabato sera a Modena, faceva i pre-test alcolici e sulla base di quelli accompagnava le persone che fermava nei vari punti della città in questo centro unico di forze dell'ordine per fare il controllo definitivo ed è stata fatta una strage di patenti. Adesso non mi ricordo, ma parliamo di un centinaio di patenti segate, è stata segata anche un mio amico la patente. E sappiamo bene che non è necessario essere ubriachi per incombere nella revoca della patente, bastano 0,5 Adesso basterà ancora meno perché d'ora in poi a quelli che hanno la patente da meno di 3 anni il livello è 0,0, Riccardo. Ma quei 0,0. controlli anticipati per chi deve conseguire la Test patente. antidroga per chi deve conseguire o rinnovare la patente, come se uno a prendere la patente ci andasse guidando, oltretutto. E qui vedi che veramente si controllano i consumi degli italiani e non la sicurezza stradale, No, perché ma è anche altrimenti. indice di questo pregiudizio di innocenza, di classe e basta. Nel senso che si applica pregiudizio di innocenza tutte le volte che si sente un caso politico O del mondo dello spettacolo? O del ma mondo. per il consumatore, magari per il potenziale patentato, quello che sta prendendo la patente, si dà quasi per scontato che sia un consumatore, perché se gli chiedi di fare il test non Certo. si dà e per scontato magari che non lo sia. E tra l'altro attraverso una totale deresponsabilizzazione che poi si vede nei comportamenti, perché per esempio io ho visto nei paesi in Irlanda o in Inghilterra, per dire, c'è l'abitudine che quando si esce in gruppo c'è quello che quella sera non beve perché sarà quello che Certo, come nei accompagna paesi tutti gli del altri nord a casa, Europa era per da decenni, esempio. sì. E è normale che a turno uno quella sera non berrà, e quindi immagino non userà altre sostanze, vale lo stesso No, certo, meccanismo, infatti, sì. perché quella sera accompagna tutti gli altri a casa, per esempio. Quindi questo è un atteggiamento responsabile che nasce da un'esperienza, perché è ovvio, lo so anch'io, che se sono ubriaca è meglio non guidare, e mi è successo tante volte di arrivare a casa e proprio dire la prossima volta non lo faccio più perché dici come cavolo ho La fatto. fate coming out lì, Eh veramente no, allucinanti. perché però è così, Che ti becca è Giovanardi, tristemente così. da lui. E quindi invece tutte queste norme repressive, come diceva giustamente Riccardo, ancora prima, no? Quindi ancora prima io ti controllo, che appunto è abbastanza impressionante, deresponsabilizzano poi completamente la persona, quando invece ci sono dei modi per salvaguardare se stessi e gli altri, consapevoli che l'utilizzo delle sostanze di qualunque tipo esse siano ha dei rischi in sé, cioè non è che poi noi vogliamo dire Ale, vediamocene di Riccardo, sei tutto. da solo lì o c'è qualche altro amico da far intervenire? No, c'è stata, ieri sera c'è stata una strage del sabato Una sera con la patente, stamattina strage incruenta, spero. Senti, se vuoi altri 2 minuti, dici quello che vuoi, che poi così chiudiamo il anche collegamento. magari come entrare in contatto se qualcuno è nella vostra zona, se Ma vuole entrare in contatto esatto, con e voi. anche di altri argomenti, se vuoi prendersi un po' di spazio per qualunque cosa, vai libero e poi dopo ti diamo il collegamento. No, approfitto di quello che ha detto Virginia, e la nostra associazione ancora non ha sito internet, è un'associazione radicale che opera in provincia di Modena, e il mio numero di cellulare per mettersi in contatto con me è 346 16 96 133. L'indirizzo mail è riccardomacchioni@gmail.com. Per settembre prevediamo di attivare il sito internet, abbiamo comunicato tutto anche via Roma. Chi fosse interessato a mettersi in contatto con l'associazione lo faccia subito, anche perché abbiamo bisogno di iscritti disperatamente, come anche radicali italiani, immagino.
Certo, più che sono i futuri iscritti che hanno bisogno di noi, Riccardo, ma non lo sanno, il problema è che non lo sanno. E allora ringraziamo tantissimo Riccardo Macchioni che nonostante il sabato sera la mattina era bello attivo operativo con noi in collegamento e Speriamo di poter fare presto un collegamento anche video e di organizzare una mattinata anche insieme a voi e agli altri amici di Modena. ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao, ciao, grazie, grazie. Ragazzi, Allora, mi introduco un attimo perché è arrivata una domanda dalla chat. CapZero o CapZero chiede come si fa a capire che una persona ha meno di 3 anni di patente? Un timbro in fronte? Quindi domanda retorica. Beh, la patente c'è scritto sopra quando è stata rilasciata, eh. C'è scritto sulla patente il giorno del rilascio. La cosa brutta è quando vedi che ne sono passati 10 di anni. Porco cane. Dai, non tocchiamo questo tasto. Quando ti fermano, controllano la data sulla patente di rilascio e in base a quella data ti fanno, valutano il livello di alcol che può essere 0,0 se hai la patente da meno di 3 anni, deve essere 0,0. No, ma Tra comunque l'altro io. CapZero intendeva dire da fuori della macchina, dice come si fa a capire se hai la patente da. Eh no, intanto ti fermano e poi ti fanno tutto quello che vogliono, ti analizzano, ti testano, a quel punto sei loro, sei in mano loro. Perfetto. Tra l'altro voglio ricordare, riagganciandomi a quello che diceva Riccardo in chiusura, che appunto tutti i punti di riferimento delle associazioni radicali varie assortite sono sul sito radicali.it, quindi chiunque voglia, se è in ascolto e voglia entrare in contatto con le associazioni radicali lo può fare o attraverso la TV radicale durante le trasmissioni, ho visto nel palinsesto che interverranno un po' da tutta Italia, un po' questo lo spirito del progetto, ma poi anche sul sito di Radicali Italiani è possibile trovare il punto di riferimento più vicino a sé per attivarsi poi in prima persona, che poi è la cosa più importante, cioè come Riccardo ha preso, è venuto a Roma per organizzare il suo pomeriggio antiproibizionista e incontrare direttamente sia Claudia che Mario. L'unico modo per cambiare un po' questo paese, sia sull'antiproibizionismo che su qualunque altra cosa, è poi prendere e attivarsi in prima persona, perché di sicuro non lo fanno per sull'antiproibizionismo, sicuramente non lo fanno per noi, nessun altro, e credo che anche in altri ambiti, insomma. Certo. Dunque, io ci sono altre domande, Roberto, dalla No, per chat? il momento non ci sono altre domande. Io vado avanti con le notizie dal mondo sulla pena di morte per droga, perché ne voglio sottoporre una a Virginia. Autorità nazionale palestinese. Attenzione. Nella striscia di Gaza vige ancora la legge egiziana, che prevede la pena di morte per reati legati alla droga. Ma fino a poco tempo fa l'autorità palestinese a Gaza aveva applicato la legge israeliana che non prevede la pena capitale per droga. Alla fine del 2009, però, il governo di Hamas ha annunciato di voler applicare quella egiziana in attesa di promulgarne una propria. E non oso immaginare quella di Hamas, lo dico da esplicita filopalestinese, però non oso immaginare quella di Hamas. Infatti, il 30 novembre 2009, il governo di Hamas a Gaza ha approvato una misura che consentirà l'esecuzione di persone riconosciute colpevoli di spaccio di droga. Io credo che questo aspetto, vabbè, me la servi così, e poi Vabbè, sì, tanto c'è la Israel chat di Dimitri Buffa in appunto, pomeriggio, era fatto apposta. quindi posso prendermi uno spazio io la mattina. Assolutamente devi, Virginia. Tra l'altro, non sarebbe male organizzare un confronto di un'ora tra te e Dimitri Buffa, visto che ne abbiamo Intanto, bisogno, insomma, di un contraltare rispetto alle posizioni di Dimitri. hai ragione, lo organizzeremo, ma no, il discorso in questo caso secondo me è emblematico Certo. perché questa repressione che Hamas fa come molti dei regimi fondamentalisti, poi ci sono regimi fondamentalisti islamici e regimi fondamentalisti tradizionisti, però Certo. insomma il principio di base è lo stesso e quindi è la negazione della libertà No, individuale. proprio pena di morte proprio, In questo non caso, no, soltanto abolizionismo, fino all'estremo certo. della pena di morte, come la negazione del rapporto sessuale per le donne, fino Certo. alla mutilazione genitale femminile o alla lapidazione in caso di adulterio, cioè ci sono tutta questa serie di fenomeni che prevedono poi delle reazioni e delle persecuzioni vere e proprie. Nel caso specifico della striscia di Gaza, quello che posso dire io è che nasce dalla chiusura. Nel senso che la striscia di Gaza è sotto embargo, completamente privata del contatto con i paesi limitrofi, da una parte Israele e dall'altra l'Egitto, e quindi poi quello che avviene all'interno
è totalmente fuori dal controllo di qualcuno più di buon senso, di chi ha il potere in quello spazio. E questo, per esempio, sarebbe interessante studiare questi paesi che hanno la pena di morte per questioni legate alla droga, allo spaccio. Sarebbe interessante vedere che rapporti hanno con la comunità internazionale, perché Certo. chiaramente più un paese è isolato, più al suo interno fa quello che vuole, il governo, non un Infatti. paese, ma il governo a quel punto fa quello che vuole. Quindi secondo me è molto interessante il caso della Striscia di Gaza, perché nella sua piccoletta di 360 km quadrati, secondo me racchiude l'emblema di come l'isolamento di alcune aree geografiche, di alcuni governi, poi dopo non faccia che degenerare problematiche tipo quella del fondamentalismo. Questa è un po' la mia cosa. Ma infatti vediamo che queste esecuzioni Arabia Saudita, Iran, e Thailandia, che non è che brillano per diciamo, relazionarsi Esempio. con le comunità internazionali. Mentre invece, per esempio, una parziale buona notizia, la provincia del Punjab, in Pakistan, ha abolito la pena di morte per le donne e per i minorenni sotto processo per traffico di droga. È interessante questo, il fatto che non sia abolita, ma abolita per le donne e per i minorenni, no? Ovviamente per gli uomini ancora in vigore, Mentre per gli quindi. uomini è ancora in vigore, in questo caso le donne, diciamo, sono leggermente avvantaggiate, nel senso che comunque vengono considerate come minorenni, Quindi quindi minus molto probabilmente, habens. sì, minus habens, quindi nemmeno in grado di, non possono nemmeno essere uccise perché non sono responsabili di ciò che fanno, praticamente. Però appunto si parla di Etna, Palestina, per cui comunque comunità che sono, vivono in isolamento, come dici te, rispetto alla Detto questo, comunità tra l'altro, internazionale. faccio un esempio sempre legato alla Palestina, visto che è uscito l'argomento. In Cisgiordania, invece, c'è questa città che si chiama Hebron, detta Hebron dagli israeliani e Al-Khalil dai palestinesi, comunque Hebron si chiama la città, dove, che invece è molto chiusa, è sotto controllo militare per tutta una serie di motivi che non è questo lo spazio per approfondire, e lì questi vecchi signori negozianti palestinesi si fanno dei cannoni lunghi così, e infatti noi la chiamavamo Erbon, perché Erbon. si fanno delle gran canne e nessuno li ha impiccati, quindi poi in realtà è abbastanza anche certo. lì l'ipocrisia tra la regola e la Poi molto realtà. probabilmente, come diceva rispetto all'altro paese, all'Iran, magari a volte viene usato il discorso del traffico di droga per colpire persone che sono Per scomode da altri esempio. punti di vista, molto Per esempio. probabilmente. Rob, tu hai qualche domanda per noi? Ma andiamo avanti. No, no, mi innesco, diciamo, nella trasmissione, non volevo disturbarvi perché stavate andando benissimo e tra l'altro diventa sempre più interessante l'appuntamento con una leggera euforia. E la domanda che voglio farvi è questa, diciamo, totalmente non preparata, quindi la tiro fuori proprio dal cilindro così improvvisamente. E perché questo titolo della trasmissione? Perché una leggera euforia? Una leggera euforia, l'abbiamo spiegata anche l'altra volta, ma sicuramente è bene ricordarlo. Una leggera euforia viene così definito l'effetto collaterale dei farmaci cannabinoidi. E questo effetto collaterale dei farmaci cannabinoidi, la leggera euforia, viene visto in negativo dai detrattori dei farmaci cannabinoidi e in positivo dai malati, i quali dicono giustamente che essendo persone malate, con grosse difficoltà, spesso anche economiche, con difficoltà d'accesso ai farmaci, una leggera euforia ogni tanto, non dico che li guarisce, ma li aiuta a sopportare meglio i disagi della loro malattia. La leggera euforia è proprio l'effetto che viene descritto, l'effetto di base degli stupefacenti. E come dicevamo l'altra volta, è anche quello che ci piace, nel senso che, almeno a me, ma credo anche a Claudia, è il fatto ci piace poter godere di una leggera euforia in un sistema che invece tende sempre un po' a A soffocare. ghettizzare i momenti di euforia, a ghettizzarli al sabato sera, a ghettizzare i momenti particolari e tutto sommato una leggera euforia non guasta mai, sempre, infatti si dice leggera apposta, ma non Allora è vi che uno faccio una deve. domanda provocatoria. Secondo voi Dica. qual è la leggera euforia di Giovanardi? La leggera euforia di Giovanardi è il suo accanimento, lui evidentemente si diverte perché infatti è sempre sorridente quando fa delle dichiarazioni veramente stupefacenti. Per tanti aspetti, però per lui evidentemente Un po' di sadismo, forse. ma io penso sia molta ignoranza e anche un po' di malafede. E comunque ho notato che Giovanardi, non so se legge i miei comunicati, non credo, però dopo che io in un comunicato avevo sottolineato il problema della differenza tra uso e abuso, nel comunicato suo seguente, finalmente, ha recepito e infatti quando ha illustrato le nuove norme del codice della strada, ha detto:
Sono particolarmente soddisfatto dell'introduzione della norma che obbliga i richiedenti della patente di guida a presentare certificazione attestante il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. E resta da spiegare perché è un mistero, perché l'alcol si può usare se non si abusa, ma le sostanze psicotrope non si possono nemmeno usare. Tra l'altro, l'alcol, seguendo l'etimologia delle parole, è psicotropo ed è stupefacente. Chiunque usa alcol, anche in dosi medie o minime, non parliamo poi in dose massicce, E dà dipendenza. sa benissimo, E no, dà ma a parte, dipendenza, tra l'altro. esatto, dà dipendenza, ma poi sicuramente è psicotropo, cioè produce l'attivazione della psiche ed è stupefacente, senza alcun dubbio. Chiunque abbia fatto un'esperienza personale lo sa benissimo. E quindi però devo dire che io sono stata particolarmente lieta che Giovanardi finalmente, dopo 2 anni in cui lui assolutamente trattava nello stesso modo i consumatori e i tossicodipendenti e ne parlava come se fossero due categorie assimilabili, mentre assolutamente non è così, perché sarebbe come dire che appunto chi beve un bicchiere di vino a tavola con gli amici è un alcolizzato, finalmente ha recepito questa differenza. E poi ha annunciato il nuovo test del capello e lui l'ha definito, perché è carina questa, come l'ha definito Giovanardi, il test sul capello è una microestrazione su fase solida in spazio di testa Oh mamma mia, e parla così. gas cromatografia accoppiata allo spettrometria di massa. Che Cioè, pensa, meraviglia, perché solo che nella vuoi stessa fare frase. da prendere? Ammazza, anzi, sti cazzi, direbbero a Roma. Beh, uno dice: mio figlio, quando poi mi prendi il capello, mio figlio un microchip, viene quasi da pensare, perché è veramente inquietante quello che lui dice. E questo è rispetto a Giovanardi, che comunque non ci fa mancare ogni giorno motivo. Ci sarebbe da fare comunicati ogni giorno per rispondere a Giovanardi. Comunque, al di là delle risate, è veramente, che ti posso dire? È avvilente vedere come le politiche sulla droga in Italia siano affidate a una persona che purtroppo in ogni sua dichiarazione dimostra un'ignoranza totale di quello che è il fenomeno droga, di quello che è il consumo, di quello che è l'abuso, di quelle che sono le politiche europee. Si è prodotto in un sacco di dichiarazioni assolutamente sbagliate, per esempio sui problemi di Svizzera e Olanda, dando per scontato che i passi indietro che stanno facendo siano perché hanno riconosciuto la non razionalità delle loro scelte, e invece quelli che stanno facendo sono solamente legati al fatto che, essendo gli unici paesi in cui sono tentate delle depenalizzazioni dell'uso di marijuana, chiaramente appunto il sabato e la domenica tutti i francesi, gli italiani, tutti i ragazzi di tutta Europa fanno buca lì, un po' come a Firenze vengono gli americani a bere il vino a basso prezzo rispetto a quello che lo bevono in America, e la mattina, le mattine d'estate a Firenze è pieno di vomitate per la strada perché vengono i turisti che non sono abituati a bere il vino a così prezzo basso, esagerano, abusano, ed è un po' un Amsterdam del vino, la Toscana, in questo senso. Ma il problema non è tanto legato al fatto che se ne vedono gli effetti cattivi e il fatto che si promuove l'uso, il fatto è che in altre parti invece, com'è il problema degli extracomunitari quando vengono da paesi musulmani, arrivano in Italia, lì qui possono bere, c'è meno controllo sociale rispetto Le donne all'alcol. sono un po' più svestite, Le quindi. donne sono un po' più svestite e quindi poi ci sono dei fenomeni di assoluta mancanza di responsabilità rispetto al consumo. E il problema è degli altri paesi, non è tanto un problema dei paesi dove si depenalizza, che poi vengono a dover sopportare tutta Quello l'immondizia degli altri che è un po' paesi. il discorso del Sergio Esatto. Romano che dicevamo, della macchia di leopardo, per cui poi dopo nei paesi che hanno un regime più regime, un sistema più libero, devono poi accogliere l'afflusso di quelli col regime più restrittivo, e questo crea comunque uno scompenso e Ma anche poi certo. casi di abuso, perché per esempio se uno va in Olanda e si spacca da italiano, diciamo, si spacca di canne nei coffee shop, bene bene non gli fate, passa 20 ore della sua Ma giornata a certo. fumare la marijuana che si fuma nei coffee shop olandesi, ovviamente di una qualità molto Certo, è un po' come particolare, durante eccetera. quelle feste estive dove si può fumare liberamente, dove i carabinieri non entrano, che esistono su tutto il territorio nazionale italiano, dove veramente vedi una concentrazione dell'uso in poche ore, no? Ma questo deriva dal proibizionismo degli altri giorni, non è che deriva dal Certo. fatto che aumenta il consumo e il fatto che sia permesso, è Ragazzi, semplicemente che ciò che. c'è una domanda dalla chat da parte di Antonio Borrelli che chiede: avete il dato sulla quantità di droghe varie sequestrate nel 2009 e in rapporto con l'anno precedente? E il dato esatto non lo ho, però ti posso dire che nella relazione 2010 di Giovanardi, appunto, si parte da questo dato diminuito rispetto all'anno precedente,
per sbandierare i magnifici risultati della legge Fini Giovanardi. Uno dei dati da cui si parte è proprio quello delle sostanze sequestrate, e Antonio Borrelli gli posso solamente promettere che domenica prossima arriverò con i dati esatti, che poi sono desumibili dal sito del Ministero degli Interni, mese per mese. Si entra dal sito del Ministero degli Interni nel Dipartimento Antidroga e lì si trovano mese per mese le sostanze divise per regione che vengono sequestrate. E quindi questo è un dato facilmente reperibile, sicuramente domenica lo porto. Su Giovanardi volevo aggiungere che si è espresso anche ai noi, perché ogni giorno si esprime, su questa inchiesta milanese che ha occupato la cronaca tutta la settimana precedente, su delle famosissime discoteche frequentate dai VIP, dove si è scoperto, la scoperta dell'acqua calda letteralmente, Usano che usano cocaina, cocaina, e noi carità. mai ce lo saremmo immaginato, assolutamente. E naturalmente Giovanardi in questo caso ha avuto, diciamo, la mano leggera verso i gestori dei locali, e anzi li ha paragonati in senso positivo per loro a Morgan. A Morgan è il cantante che aveva fatto un coming out tipo un anno fa, Però aveva poi detto che bene aveva usato, ritrattato, cioè che poi comunque. aveva ritrattato, eccetera, eccetera. E Giovanardi lì ci aveva detto, aveva fatto un bel distinguo, aveva detto: una cosa sono i consumatori da curare. Ed è lì che io veramente ho segnalato comunque che i consumatori non sono da curare. Da curare sono i tossicodipendenti, sono chi abusa e chi è dipendente. I consumatori non sono affatto, non sentono nessun bisogno di essere curati, perché un consumatore è semplicemente un cittadino che fa un po' quello che gli pare a casa sua e nel suo tempo. E lui dice: un conto è avere un problema, una malattia o un vizio, cioè essere succubi della droga, quindi essere in situazione di dipendenza, come se il consumatore fosse un succube. Lo zombie che popola i suoi sogni, praticamente. Ben altra cosa ha detto il comportamento di chi va in televisione a incitare i giovani a usare la cocaina, sostenendo che ha delle proprietà terapeutiche. E si riferisce qui a Morgan, che è colpevole, secondo lui, di non aver seguito la moda della negazione che va per la maggiore. E pensiamo a Mele, a Marrazzo, a Zaccai, tutta gente che ha detto: io no, la cocaina me l'hanno messa, la cocaina me non, no, io non l'avevo portata, la colpa è delle cattive compagnie. Cioè, si sono prodotti una serie di Come alle dichiarazioni medie. veramente avvilenti per loro, mentre Morgan, tutto sommato, a me non sta molto simpatico Morgan, però in questo caso devo dire, ha semplicemente detto quello che pensava in televisione. E quindi noi abbiamo un sottosegretario con delega alle politiche sulle droghe che non sa distinguere fra consumo e abuso, e questo per fortuna ora sembra che si sia messo in regola, e preferisce l'ipocrisia al dibattito. Tra l'altro, visto che parlavamo di discoteche milanesi, una constatazione che faccio è che si è arrivati a scoprire che all'Hollywood e nelle altre discoteche si usava abbondantemente cocaina dopo aver per bene chiuso tutte le piazze e i luoghi dove i giovani, tendenzialmente, ma anche le piazze, dove si tende a ritrovarsi alla sera, magari per stare seduti in compagnia, bere una birra, magari anche fumare una canna, un po' il discorso che facevamo prima con Riccardo, cioè prima hanno fatto in modo che non ci fossero spazi sostanzialmente alternativi di aggregazione, per poi arrivare alle Sì, discoteche, alle cose, poi in ti un dirò, c'è percorso. anche un altro discorso che non è provato, però io per l'appunto parlo spesso con i miei nipoti che vivono a Panama, dove recentemente Berlusconi è andato a trovare il presidente, che è un italiano, Riccardo Martinelli, e dove in occasione, circostanza singolare come si dice, in occasione proprio della visita di Berlusconi a Martinelli, è successo a Panama che proprio in quei giorni sono state chiuse delle discoteche dove si faceva uso di cocaina. E lì almeno, quello che dice il popolo è che sono state chiuse unicamente allo scopo, nei giorni del sequestro, di eliminare totalmente dai file del computer e dalle liste dei clienti i nomi dei governanti, di Martinelli stesso e di tutti i vari ministri che andavano lì e lì consumavano cocaina e Però. prostituzione, eccetera, eccetera. E allora a un certo punto c'è anche da dire che in queste discoteche, sicuramente che sono sotto sequestro in questo momento, ci può essere, io non dico che c'è, perché non ho assolutamente prove e mi guardo bene dal sostenerlo, però ci può essere anche una manipolazione di quelli che sono i dati dell'accesso, per cui magari viene fuori Belen, viene fuori Capisco. l'altra ragazza, quella la Canalis, Sì. cioè vengono fuori alcune persone, però non altre, però non Certo. altre, perché molto probabilmente se ci andavano questi personaggi dello spettacolo, ci sta anche che ci andassero alte cariche istituzionali che però a questo punto molto probabilmente sono sparite dai computer. Certo.
E non dico altro perché vorrei arrivare a stasera sana. E questo rispetto a questa cosa delle discoteche, tra l'altro veramente questa visita di Berlusconi a Martinelli, altra circostanza veramente è stata, questo si cambia completamente argomento, però proprio pochi giorni dopo c'è stata una rivolta popolare contro delle nuove leggi sul lavoro e è stato sparato ai manifestanti all'altezza della faccia con dei pallini di gomma per cui risultano 10 morti, mentre in realtà ci sono decine e decine di gente che ha perso gli occhi e senza gambe. E questo non risulta dalle informazioni che arrivano naturalmente. E qui vediamo che l'informazione come può essere anche in qualche maniera diretta e manipolata, perché quello che è arrivato in Europa è stato disordine a Panama, 10 morti per una manifestazione di superanti, che sembra una cosa veramente da poco. Mentre tutto sommato invece considerare tutto quello che c'è dietro, cioè ma decine veramente se non centinaia di persone, che poi sono indios scesi dalle montagne, cioè persone totalmente anche innocenti in un certo senso, Certo. che si sono mosse per manifestare contro una legge sul lavoro assolutamente contraria a ogni diritto del lavoratore, non sto a approfondire perché è un discorso lungo, e sono stati trattati a pallini di gomma negli occhi e resi ciechi, insomma è una cosa che dovrei farci riflettere. Io non so quanto sia coinvolta l'industria delle armi italiana, non ne ho idea, non la voglio nemmeno sapere. Però tutto questo avviene, Panama è un paese tutto sommato nella sua zona al bassissimo livello di criminalità. E sta invece anche quello, ci stiamo rovinando anche quello, e sta arrivando a un livello, e arriverà a un livello come il Messico, il Venezuela, la Colombia, eccetera, eccetera. E a questo proposito, l'altra settimana americano aveva ragione, la fossa comune gigante con 2000 morti è stata scoperta in Colombia, è una notizia del giorno prima, per cui avevo sbagliato a rispondere dicendo in Messico vengono scoperte fosse comuni ogni giorno, però la notizia specifica che aveva dato Cappato alla rassegna stampa domenica scorsa era proprio sulla Colombia. E su una fossa comune con 2000 cadaveri, il tutto legato al narcotraffico, perché comunque si parla di FARC, terroristi, movimenti in qualche modo politici, ma in realtà dietro a tutto questo poi c'è un altissimo finanziamento attraverso i canali del narcotraffico. Rob? Ma poi sono le No, 12:09, non figurati. abbiamo notizie anche perché tra l'altro mi aveva chiesto di assisterlo o più che altro di lasciare il mio Skype per il computer Skype per il collegamento, ma non l'abbiamo ancora visto, cioè non è ancora. Questa rosa nel pugno. Ma senti, quindi Mastari lo devo aspettare o no? Così in diretta, parliamone. No, noi vogliamo andare al mare. No, scusate ragazzi, avevo chiuso l'audio del mixer perché la nuova versione di Procaster c'è anche il mixer. Cara Virginia, devi guardarla perché è bellissima. Avevo preso, ha sviluppato un'idiosincrasia totale Virginia nei confronti di questo programma. Ragazzi, siete stati ancora una volta interessantissimi, è sempre interessante seguirvi. Io vi ringrazio e appuntamento. Come scusa Claudia? Scusa Faccio un Claudia? saluto veloce. Con Sì, questa prego. rosa nel pugno, viva l'antiproibizionismo radicale non violento e viva Marco Pannella. Sottoscrivo assolutamente questo viva. Salutiamo Virginia Fiume e Claudia Sterzi, dando l'appuntamento. Ricordo, ecco, voglio solo prima di chiudere questo collegamento, ricordare quello che sarà la puntata dell'8 agosto, ma soprattutto ricordare a tutti quanti che per il 15 di agosto stiamo preparando un'intera diretta che sarà dedicata ai problemi del carcere. Come sapete,
Come ben sapete, tutti i Ferragosto, i deputati radicali si recano nelle carceri italiane per verificare quelle che sono, ma non solo in quel periodo, chiaramente lo fanno il giorno del 15 agosto, perché è una giornata particolare, diciamo così, proprio per verificare quelle che sono le condizioni, dei detenuti. Bene, lo rifaranno anche quest'anno. Ricordiamo, l'anno scorso furono coinvolte decine e decine di deputati e consiglieri regionali, che sono i soggetti che hanno diritto a poter fare visita all'interno delle carceri. E anche questa volta TV Radicale coprirà l'intera giornata con anche collegamenti all'esterno delle carceri, dove sicuramente si svolgeranno delle conferenze stampa. Chiaramente, come già ci tengo a sottolineare, come già sottolineato in apertura della trasmissione, ancora queste sono trasmissioni sperimentali di TV Radicale, quindi proveremo in quell'occasione, nel 15 agosto, collegamenti con telefonini, in audio, e video, sperando che tutto quanto vada bene. Ciò detto, aspettando, trovando il modo di collegarci con Alessandro Massari, che forse noi invece facciamo un exploit, abbiamo un nuovo ospite che sostituisce Massari fino al suo arrivo. Lo presentiamo subito. Chi è questo ospite? Lo presentiamo a sorpresa. Si tratta di Marco Marchese. Ecco a voi Marco Marchese, il segretario di Calabria Radicale. Come stai, Marco? Benissimo, grazie. Voi come state? Tutto bene, tutto bene. È un po' improvvisato questo collegamento. Ringrazio Marco perché si è offerto, era in chat, e si è offerto di sostituire, diciamo, in una conversazione, fermo restando il suo appuntamento alle 13:30 con attenzione, che forse è arrivato Alessandro Massari. È arrivato ora Massari, dammi 2 minuti che gli spiego tutto e poi è tutto tuo, mi dice Virginia in chat. Quindi, Marco, tu sei stato, oddio, è caduto anche Marco. No, eccolo qui. Marco si era offerto, da militante, grande militante qual è, di sostituire, per qualche minuto, diciamo, di riempire per qualche minuto questo buco. Invece, Ma Massari è fortunatamente. insostituibile, quindi sono contento che sia arrivato. Sì, però intanto voglio dire, tu stai seguendo ormai TV Radicale da tempo e diventerai, ti sei offerto nella mailing list di essere uno dei registi conduttori, no? Di TV Esatto. Radicale. Quindi, quali sono le tue impressioni fino ad ora? Come ti sembra questa TV Radicale ancora tutta sperimentale? Ma guarda, il progetto sta andando avanti abbastanza bene e ogni giorno c'è un tassello in più. Infatti, alle mie spalle c'è qualcuno che sta incominciando a manovrare perché metteremo anche per il collegamento di Calabria Radicale allestiremo un piccolo studio, no? Quindi dietro avremo un po' lo striscione di Calabria Radicale. Ci perfezioniamo in questi particolari di volta in volta sempre di più. No, ma fuori di scherzo, il progetto sta prendendo veramente forma, anche perché c'è tutto quanto un lavoro che non va in diretta, che è un po' dietro le quinte, che è quel lavoro di cercare di costituire un'associazione, per cui adesso c'è tutto quel lavoro dietro per quanto riguarda lo statuto, per quanto riguarda la forma giuridica che dovrà avere anche questa televisione. Questi sono passi assolutamente importanti ed è indice anche di un progetto che vuole muoversi muovendo i passi giusti e non vivendo alla giornata per poi spegnersi nel giro di poco tempo. Poi è Esatto. sufficiente dare un'occhiata anche al sito internet, cioè è impressionante in così poco tempo la quantità e anche la qualità dei contenuti che sono stati riversati su rispetto a 2 settimane fa, Ma non dove solo, c'era anche le qualcosa. statistiche, Marco, sono assolutamente ottime. Non solo abbiamo numerosi visitatori unici ogni giorno, ma soprattutto abbiamo una frequenza di rimbalzo molto bassa. E questo è indice del fatto che il visitatore quando arriva sul sito non lo abbandona, ma vi resta su e lo naviga. Marco, io ti ricordiamo qual è l'appuntamento con Marco Marchese alle 13:30, quindi tra 1 ora e 20. Marco, io ti ringrazio per essere stato così gentilissimo e disponibile. Non vogliamo rubare tempo alla rubrica di Alessandro Massari, che tra l'altro è molto, molto, sarà molto interessante. Voglio ricordare il tema.
di cui si occuperà Alessandro Massari, piccole e medie imprese, nessun pasto è gratis, quindi un tema di cui anche qualche volta ci è capitato di parlare tra me e Marco Marchese in vari collegamenti. E salutiamo Marco Marchese. Marco, appuntamento alle 13.30, non mancate voi che state seguendo ora. A più tardi. Non lasciate TV Radicale, Marco Marchese tornerà su questi schermi, fuori dagli schermi anzi, alle 13.30. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Allora, salutiamo Marco Marchese e prepariamoci per il collegamento con Alessandro Massari, dovrebbe andare